Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il dottor Thompson era uno psicologo di 40 anni circa, residente a Londra. Una sera, mentre beveva una tazza di tè, il telefono dello studio squillò. Poggiò il tè sulla scrivania e prese in mano la cornetta. «Pronto?» disse con voce stanca. «Buongiorno, parlo con il signor Thompson». «In persona. Come posso aiutarla?» «Vede, mio figlio è... beh, ecco... da quando mia moglie è morta, lui sì, ecco, lui è caduto in un silenzio assoluto, nel vero senso della parola, ecco. Lui non parla più con nessuno, nemmeno con me». «E lei vuole che lo aiuti a superare il trauma e a parlare di nuovo, giusto?» «Non si preoccupi, ho affrontato un sacco di casi del genere». «Però vede, c'è un altro particolare. A volte lo sento parlare da solo, in camera sua. Beh, no, non parla proprio da solo. Parla con un suo amico immaginario. E quando ho provato a fargli domanda su di lui, mi ha risposto. In pratica, parla solo se si tratta del suo amico immaginario». «Sì, capisco. È una reazione normale quando si cerca di superare un trauma. Come ha detto che si chiama suo figlio?» «Jack. Si chiama Jack e ha 13 anni». «Perfetto. Che ne dice se ci diamo appuntamento venerdì alle 18, signor?» «Lewis. Il mio nome è Adam Lewis. Dico che venerdì è perfetto». «Bene. A venerdì, signor Lewis». Il signor Thompson riprese la sua tazza di tè e sprofondò nella sua poltrona, per poi cadere in un sonno profondo e svegliarsi la mattina seguente. Il venerdì pomeriggio alle 18 in punto, il signor Lewis bussò alla porta dello studio. Entrò tenendo il figlio per mano e si sedette in una sedia di fronte allo psicologo. Dopo aver chiacchierato per 5 minuti, il signor Thompson invitò il signor Lewis a lasciarlo solo con Jack. Appena Adam uscì dalla stanza, il dottore si voltò verso Jack e sorrise, ma il ragazzino, a testa bassa, continuava a fissare il pavimento. «Allora, Jack, perché non mi parli un po' di te? Cosa ti piace fare, cosa invece odi? Non so, presentati». Jack non sembrò badare alle sue parole. «Coraggio, non mordo mica. Hai un colore preferito?» Nessuna risposta. «Ti piacciono le caramelle? Ne vuoi una?» insistette lo psicologo porgendo a Jack delle mentine. Ma Jack non sembrò ascoltarlo. «Hai degli amici, Jack?» Questa domanda sembrò attirare in qualche modo Jack, il quale però continuò a fissare i lacci delle scarpe. «Sai, non deve essere per forza un vero amico. Può anche essere immaginario». Jack alzò improvvisamente lo sguardo e fissò intensamente il dottore. «Lui non è immaginario», disse freddamente. «Ok, lui esiste. Sai dirmi il suo nome?» «Lui». «Lui cosa?» «È il suo nome. Lui. Si fa chiamare così». «E lui è qui ora?» Jack scosse il capo. «Si arrabbierebbe tanto se fosse qui». «E perché mai?» «Lui non vuole che io parli con qualcuno che non sia lui». Il signor Thompson rimase perplesso. Alla fine della seduta si sedette sulla poltrona. «Che ragazzino bizzarro», pensò mentre beveva il suo tè. Chiuse gli occhi e si addormentò. I successivi venerdì le cose non andarono diversamente se si trattava di lui. Ogni venerdì il signor Thompson diceva al padre che anche egli doveva cercare di parlare il più possibile con Jack a casa. Ogni venerdì il signor Thompson chiedeva a Jack se lui fosse lì e come risposta riceveva sempre un no secco. Ogni venerdì il signor Thompson si convinceva sempre di più che lui non era un semplice amico immaginario. Finché non arrivò quel freddo grigio venerdì. Jack entrò per la prima volta da solo. Aveva un'espressione cupa, più del solito. Sembrava avesse fretta di andarsene. Era scocciato, forse impaurito. «Dov'è tuo padre, Jack?» «Non c'è». «Chi ti ha accompagnato?»
Lui. Lui mi ha accompagnato. Lo psicologo rabbrividì. Dov'è tuo padre? Lui ha detto che papà parlava troppo con me. Anche io ho parlato molto con te. Appunto. Sul viso di Jack comparve un sorriso maligno. Alzò il viso lentamente e fissò lo psicologo. Aveva gli occhi neri. Dentro c'era il vuoto. Il signor Thompson sbiancò. Lui è qui? Domandò tremolante. Jack annuì. Piegò la testa verso destra, continuò a sorridere per quello che sembrò un'eternità. Poi accadde. Successe in un lampo, in un battito di ciglia. Poi il nulla. Quella sera il signor Thompson sprofondò nella poltrona, ma questa volta non si sarebbe più svegliato. La mattina seguente la polizia trovò il corpo senza vita dello psicologo giacere sulla poltrona. Era stato sgozzato. L'addome era stato lacerato fino a far ciondolare gli organi da esso. In fronte una frase era incisa con il sangue. Lui è qui. Nessuno ebbe più notizia di Jack. Il corpo del padre non fu mai ritrovato. E tu? Conosci qualche bambino con un amico immaginario?